sapere se la situazione contagi resterà invariata. L'annuncio del presidente Zaia questa mattina, che ha fatto anche il punto sulla situazione vaccini. Nuovo presidio a tutela della scuola a Mestre questo pomeriggio sotto gli uffici scolastici del Veneto. Pochi partecipanti e venerdì prossimo previsto un nuovo sit-in a Marghera. Covid-19, i numeri del pronto soccorso di San Donà di Piave in questa seconda fase spiegati dal direttore Mattia Quarta. Un migliaio i pazienti curati. Comunità in lutto a San Bruson di Dolo per la tragica scomparsa della bimba di 8 anni venuta a mancare sabato notte a causa del perdurare della febbre da giorni. Depositate 15 nuove pietre d'inciampo al ghetto a Venezia, che si vanno ad aggiungere alle 90 già posizionate. La cerimonia celebrata questa mattina a partire dalle 9. Consiglieri comunali, cittadini e associazioni ambientaliste furiose in piazzale Cialdini per il progetto comunale del nuovo ponte ciclabile mai discusso con la città. Oltre 1000 alberi abbattuti a insaputa dei cittadini, la denuncia del consigliere comunale Giovanni Andrea Martini, che ribadisce la necessità del Forum del Verde. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo naturalmente dall'annuncio della riapertura lunedì delle scuole superiori, dato oggi dal presidente Zaia, governatore che al consueto punto stampa ha fatto anche il punto sui vaccini. Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizioni all'assessore De Berti ieri di attivarsi per i trasporti, per lunedì apriamo le scuole. L'annuncio del presidente Zaia, atteso da famiglie e studenti delle scuole superiori del Veneto, al momento ancora in didattica a distanza in virtù dell'ordinanza regionale in scadenza il 31 gennaio. Le modalità di ripartenza verranno discusse nelle prossime ore. Mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Dovremo monitorare fortemente il tema scolastico, perché comunque non è che si va in diminuzione del rischio. Verranno anche definiti gli aspetti relativi al trasporto scolastico. Verranno assunti anche, e ci sarà la figura, ad esempio, di una nuova figura dello steward. Steward che alla fermata degli autobus faranno veicolare i ragazzi verso i diversi mezzi a disposizione per evitare assembramenti. La decisione di aprire le scuole, sottolinea il presidente Zaia, arriva alla luce dei dati del contagio. Adesso, dice, abbiamo un calo di 25 giorni. E a proposito di numeri, quasi dimezzato quello dei veneti, attualmente positivi 44.519. Un serata, una settimana fa eravamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Segnali positivi anche dagli ospedali, con 900 posti letto in meno rispetto al picco registrato in questa seconda ondata. Scende anche la RT, che la settimana scorsa in Veneto era di 0,81, il secondo migliore in Italia. Numeri che portano il pensiero a venerdì, quando ci sarà una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'assegnazione delle fasce di rischio. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla. E a proposito di valutazioni, i governatori della Lega hanno rinnovato la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni. Ma il fronte caldo di questi ultimi giorni riguarda le forniture dei vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale Pfizer delle circa 455.000 previste per questa settimana, 50.000 quelle attese domani in Veneto. Sembra, dalle ultime notizie, che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche, anche posso dire, timida apertura per far qualcosa di più. E io penso che le carte bollate non ci servono, noi preferiamo i vaccini. Ritardi anche per il vaccino AstraZeneca in validazione in queste ore da parte di EMA. Degli 8 milioni previsti ne arriveranno 3,4 in Italia, dove continua senza intoppi la fornitura di Moderna. Ma si guarda con fiducia anche a quello di Johnson & Johnson e Reitera. È uno scenario che ci permette di dire, insomma, che alla volta di febbraio-marzo dovremmo vedere un po' più di, come si può dire, di movimento nelle vaccinazioni. Infine un'ultima considerazione sulla crisi di governo, forse vicina ad una soluzione. Immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare, punto. Non ci vedo altre soluzioni. E proprio
proprio sulla crisi dell'esecutivo Conte ci sono tutti gli occhi puntati in queste ore, perché il Premier potrebbe a breve salire al Quirinale, si parla di dimissioni, anche se pare che Conte per ora prenda tempo. Per il nostro sondaggio di questa sera, il cui esito vi daremo come sempre poi in prima serata al Ring, vi chiediamo: crisi di governo, cambiare il Premier, cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no invece 0422 1626 690. Come detto, poi il risultato, la somma delle vostre opinioni questa sera, durante la prima serata dedicata alla politica di Antena 3. Crisi di governo che naturalmente ha un riflesso e viene guardata con attenzione anche dal mondo economico. Il neo confermato presidente di Confindustria Veneto Carraro dice: difficile capire cosa stia succedendo a Roma, andare al voto ora sarebbe anomalo, ma qualsiasi sarà, serve, dice, una soluzione in tempi brevi. Un Conte ter oppure nuove elezioni. Già nelle prossime ore potrebbe esserci un'evoluzione nella crisi di governo che sta bloccando importanti interventi, dal recovery plan al decreto Ristori 5. E intanto il mondo economico resta a guardare, non senza preoccupazioni. Fa arrabbiare, perché le scene le abbiamo viste tutte quante la settimana scorsa di quello che è successo a Roma. È difficile per tutti, penso, comprendere quello che oggi sta succedendo. Il neo rieletto presidente di Confindustria Veneto Carraro, nei giorni scorsi, parlando della crisi di governo e dei richiami di BCE, Commissione Europea, che chiedevano vere riforme per il recovery plan, aveva detto: a volte mi sembra di vivere in un paese di matti. Qualcuno che arriva da fuori, che ci guarda dall'alto e vede le file nelle mense comunali di famiglie che non hanno più i soldi quasi per mangiare, piccoli imprenditori in grandissima difficoltà. Abbiamo una grandissima opportunità, ok? E a Roma stanno facendo così baruffe. Noi guardiamo alla stabilità che deve avere la politica in un momento così, così complesso, così difficile. Non l'abbiamo capito noi, non l'ha capito, penso, la gente comune. Qualsiasi decisione venga presa, conclude Carraro, deve essere rapida. Sarebbe anomalo andare in questo momento particolare, con la pandemia, con questa crisi economica, ad elezioni. Abbiamo accennato poco fa alla riapertura dunque lunedì delle scuole superiori in Veneto. C'è stato un nuovo presidio proprio a tutela della scuola a Mestre questo pomeriggio, anche se i partecipanti non sono stati molti. Lo striscione dalla scritta più che eloquente per il presidio di pochi attivisti dei COBAS, sostenuto anche dalla presenza di alcuni docenti, sotto l'ufficio scolastico regionale di Via Forte Marghera, nel pomeriggio a Mestre. Siamo per una didattica in presenza. Perché una didattica in presenza? Non se ne può più una didattica a distanza. Cioè, i docenti ce ne sono qui oggi, no? Tanti docenti si lamentano, una didattica a distanza non è possibile. Cioè, bisogna socializzare con i ragazzi, bisogna, insomma, tenerli in classe, anche fra di loro devono socializzare. Il presidio di oggi fa seguito alla manifestazione degli studenti tenutasi sempre a Mestre venerdì scorso, con l'occupazione simbolica presso l'ex CUP dell'Umberto I, e anticipa quella prevista per venerdì prossimo, 29 gennaio, giornata di mobilitazione e sciopero nazionale, con il presidio previsto dalle 11.30 alla Protezione Civile del Veneto a Marghera. Molteplici le richieste, tra cui il tracciamento capillare diffuso all'interno delle scuole e la riduzione del coefficiente del numero di alunni per classe, con un massimo di 20 studenti che diventano 15 in presenza di persone con disabilità. Poi non è possibile più classe pollaio. Noi della UIL chiediamo da anni un organico diverso, un aumento d'organico ma consistente. Sono anni che chiediamo questo, no? Poi la cosa essenziale che abbiamo chiesto come UIL negli ultimi mesi qua con questa pandemia, abbiamo chiesto un presidio medico per ogni scuola. E rispetto al Covid andiamo ai numeri del pronto soccorso di San Donà di Piave, in questa seconda fase, spiegati dal direttore Mattia Quarta. Tutto abbiamo valutato dall'inizio di questa seconda fase di pandemia, un migliaio di pazienti, abbiamo avuto 45% di questi ricoverati
con un accesso nelle terapie intensive o subintensive direttamente dal pronto soccorso di circa il 5% di quelli che sono stati ricoverati dal pronto soccorso. Questi i numeri dell'attività di pronto soccorso nell'ospedale di San Donà di Piave nella seconda ondata del virus. All'origine di queste differenze ci sono vari aspetti. Nella gravità, sia anche nei casi più semplici, abbiamo visto molta più variabilità. C'è da tenere conto che non c'è stato il lockdown e questo sicuramente ha permesso agli utenti di rivolgersi più frequentemente al pronto soccorso. Una macchina che ha potuto funzionare grazie all'impegno e al lavoro di squadra, evidenzia Quarta. Abbiamo messo a frutto molte delle risorse che avevamo già sperimentato e che ci hanno dato una marcia in più anche nella prima fase, come la possibilità di diagnosticare la polmonite di Covid direttamente all'ingresso del paziente con ecografia toracica. Usiamo degli ecografi tascabili wireless. Il direttore ha poi spiegato la differenza tra il virus e i numeri dell'influenza stagionale e del Covid-19. 14 diagnosi di influenza in pronto soccorso da ottobre fino adesso, contro appunto un migliaio di diagnosi di Covid. Sono due virus diversi in termini di capacità di contagio. La contagiosità per quanto riguarda il SARS-CoV-2, che poi è appunto il virus che causa il Covid-19, benché con stime diverse, è stimata essere almeno il doppio di quella dell'influenza o addirittura molto più grande. Ci sono alcuni studi che dicono che un paziente è solo in grado di contagiarne 6, questo in assenza delle restrizioni che stiamo mettendo in atto. Quindi potenzialmente sono due virus che hanno una capacità di diffusione diversa, anche perché per esempio il SARS-CoV-2 ha un tempo di incubazione molto più lungo. Poi c'è da dire un'altra cosa che non possiamo tenere taciuta. La campagna vaccinale, già lo scorso anno, ma anche quest'anno, ha sicuramente contribuito a contenere l'influenza. E questo si auspica accadrà anche con i nuovi vaccini per il Covid. Ora veniamo alla cronaca e alla tragedia davvero che si è verificata a San Bruson di Dolo, dove è improvvisamente morta una bambina di 8 anni. Comunità in lutto a San Bruson di Dolo per la tragica scomparsa della bimba di 8 anni venuta a mancare in circostanze da chiarire in seguito ad una malattia improvvisa a causa del perdurare della febbre da giorni. La chiamata urgente al 118 nella notte tra sabato e domenica scorse, quando le condizioni di salute della piccina erano già molto compromesse, con la bimba che si trovava in arresto respiratorio. Immediato all'arrivo dei sanitari del SUEM, con a bordo il primario del pronto soccorso di Dolo, ha tentato di rianimare la bambina per un'ora di speranza, ma senza risultati. Il suo cuoricino ha smesso di battere. Famiglia molto conosciuta tra la comunità, dice il parroco Don Luciano Baccarin, che ieri avrebbe dovuto battezzare il fratellino della bimba, nato a settembre scorso, con la cerimonia sospesa dai genitori. In canonica in queste ore il via vai delle persone che conoscevano la bimba, con i compagni di scuola in lacrime per la sua improvvisa salita in cielo. Ubriaco e senza patente, si è messo alla guida della sua auto, fermato dagli agenti, li ha minacciati di morte. Un 27enne mestrino si è messo alla guida ubriaco conducendo l'auto per alcune centinaia di metri a zigzag, ma è stato fermato dagli agenti della polizia locale. Lo stavano seguendo perché poco prima l'avevano visto bere alcol sul piazzale della rotonda autostradale di Marghera insieme ad altri. Poi è partito solo a bordo della sua auto e una volta bloccato è stato sottoposto all'alcol test, risultato di 0,96 grammi per litro di sangue. Inoltre era senza patente, ritirata a settembre per guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo, il 27enne ha anche inveito contro gli agenti, minacciandoli di morte. È stato denunciato per minacce e oltraggio pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, mentre l'auto sottoposta a fermo per 3 mesi in attesa di un provvedimento di confisca. Alle misure si è aggiunta un'ulteriore sanzione di 5.000 euro per guida con patente revocata. Ci fermiamo ora per qualche secondo, torniamo tra poco. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora di pietre d'inciampo a Venezia. Ne sono state posizionate 15 di nuove che si vanno ad aggiungere alle 90 già presenti. La cerimonia questa mattina.
Con partenza dal campo del ghetto si è svolta la cerimonia di deposizione delle pietre d'inciampo nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Un itinerario scandito dalla posa di 15 pietre e dal minuto di silenzio davanti all'uscio di casa, che fu l'ultima dimora dei veneziani prima della deportazione. Siamo molto emozionati per questa cerimonia, perché ci consente di ricordare i nostri cari e soprattutto di sottolineare un aspetto molto importante, che è quello della memoria collettiva, che condiziona e ci aiuta a comprendere quello che è stato. Le pietre d'inciampo sono iniziate come progetto nel 2014 e da allora, come ha detto la Presidente del Consiglio Comunale, abbiamo posizionato 105 pietre. Il nostro lavoro è ancora lungo, perché sappiamo purtroppo che gli ebrei deportati nei lager nazisti a Venezia sono stati 246, quindi abbiamo ancora purtroppo ancora molte pietre da mettere. Si sta elaborando un progetto per cui, inquadrando le pietre con uno smartphone, sarà possibile approfondire la storia delle persone deportate. Ora veniamo al sit-in di protesta in piazzale Cialdini. Oggi siamo a Mestre contro il cantiere per il ponte ciclabile e per un confronto con l'assessore Zaccariato, che però non è arrivato e lo ha comunicato sui social. Ore 11 in piazzale Cialdini a Mestre, il sit-in di ambientalisti, consiglieri comunali e cittadini contro il progetto del ponte ciclabile tra via Colombo e piazza Giardino, senza avvisare il parlamentino di Mestre Carpenedo, dicono, dove si trova l'area con la triste soppressione di alberi e verde che il progetto originale non prevedeva, così in coro con la pesante accusa di boato. Idea che parte probabilmente dalla percentuale che i progettisti prendono per fare dei lavori. Se il lavoro non c'è, tipo lasciare il verde, la percentuale non c'è. Se si prendono 300.000 euro, spendono per fare una piazzetta, magari arriva una percentuale per i progettisti. Questa è una storia di un progetto, quello del 2018, e delle sue varianti, con la proposta presentata dalla municipalità di Mestre Centro, di cui fa parte l'area. L'alternativa è utilizzare le due strade parallele, al momento non fruibili, come passaggio ciclabile adesso con il ghiaino bianco, rispettivamente passando sull'argine sinistro del Malsenego, arrivando in via Fapanni, o lungo l'argine destro del ramo delle Muneghe, che collega via Lazzari dietro Coin, risolvendo così il problema delle bancarelle del mercato settimanale. Ma passando qui non andrebbe a confliggere, lì confliggerebbe con i primi banchi, quindi chiaramente quello sarebbe già un salvare capra e cavoli. Disatteso l'appuntamento delle 11 dell'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto per il faccia a faccia con i cittadini. Almeno il presidente di municipalità deve essere assolutamente coinvolto, ma non informato, coinvolto, perché è una questione di responsabilità sua nei confronti delle persone che lo hanno votato e nei confronti del suo consiglio. E l'assessore Francesca Zaccariotto ha affidato la risposta attesa dai cittadini a un comunicato stampa che è arrivato nel pomeriggio. In piazzale Cialdini sorgerà un giardino più grande con aiuole fiorite ed alberi ad alto fusto. Daremo nuova visibilità ai portici retrostanti, scrive. Nessuna riduzione dell'area verde, promette, ma piantumazione di nuovi alberi ad alto fusto, creazione di grandi aiuole fiorite e valorizzazione delle sponde dell'Osellino. Sono queste le linee guida che sono state definite nel progetto. Intervento inserito all'interno dei lavori di completamento della rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e Via Poerio, con i quali si collegherà il percorso ciclopedonale di Riviera Marco Polo con il centro di Mestre, così Zaccariotto in una nota oggi. Oltre 1.000 alberi abbattuti a insaputa dei cittadini. La denuncia è di Giovanni Andrea Martini, che ribadisce la necessità del forum del verde. Siamo qui a Marghera. Il forum del verde non è convocato da una decina d'anni. Noi con una mozione abbiamo richiesto la ricostituzione proprio perché riteniamo che all'interno della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alla vita amministrativa sia uno strumento efficace ed importante. Alla luce dei 1170 alberi abbattuti in via dei Moranzani a Marghera, la necessità di avere il forum del verde è ancora più sentita. I cittadini non ne sapevano nulla, evidenzia Martini. Non c'è stata alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione e prima che sorgano altri alberi ci vorranno degli anni. Per questo, 2 mesi fa, è stata presentata una mozione per ribadire l'importanza del forum del verde. È una mozione sottoscritta
da tante associazioni, perché tanta è la voglia di far sì che la salute, il verde, l'aria siano condizioni che tutti assieme percepiamo come nostre e tutti assieme ci aiutiamo per renderle valide, buone, efficaci. Ecco, dall'unione e dalla partecipazione e soprattutto dalla trasparenza e dall'informazione possono solo venire soluzioni positive. Un aggiornamento sulla crisi di governo, perché è di poco fa il lancio di agenzia secondo cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte salirà al Quirinale domani dopo un passaggio in Consiglio dei Ministri per comunicare le sue intenzioni e dunque salirà al Colle per rassegnare le sue dimissioni. Lo si apprende da fonti di governo, quindi la crisi si evolve in questa direzione. Vi ricordo a questo proposito il quesito del nostro sondaggio di questa sera. Crisi di governo, cambiare il premier, cosa ne pensate? Il sì allo 0422162696, il no allo 0422162690. Come sempre poi il risultato finale del sondaggio nel corso di Ring questa sera in prima serata su Antenna 3. Andiamo a vedere insieme gli ospiti: Mario Conte, sindaco di Treviso, Giordano Riello, imprenditore, Andrea Penzo Aiello di Veneto Imprese Unite e Alessandra Moretti del Partito Democratico. Questi dunque gli ospiti di Ring questa sera in prima serata dalle 21.15 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo per domani e poi all'edizione di Treviso. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Bel tempo sul nostro territorio grazie alla progressiva rimonta di un promontorio di alta pressione in estensione dall'Europa verso il Mediterraneo centrale e dunque verso anche l'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 gennaio sarà caratterizzata, come vediamo, dalla presenza del sole. Sarà asciutto e stabile ovunque, con cielo sereno un po' su tutti i settori della nostra regione, ad eccezione di innocui annuvolamenti sui settori alpini, venti sostenuti dai quadranti settentrionali. L'afflusso di aria più fredda causerà anche un generale calo delle temperature, le minime saranno sotto zero quasi ovunque, valori massimi invece tra i 4 e gli 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà del tutto simile, con un ampio soleggiamento su tutte le province, il cielo sarà sereno o solo localmente velato. Temperature minime tra meno 3 e 1 grado, massime sui 6-8 gradi. Uno sguardo infine alla previsione per il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà decisamente stabile e soleggiato dappertutto, locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime intorno ai meno 6 gradi, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.